Grazie Daniela, non soltanto per averci riportato qui oggi, grazie per il comandante Pepe, ma soprattutto per averci tenuto insieme nelle settimane scorse, nei mesi bui del coronavirus, perché hai mantenuto questo spirito di comunità e di appartenenza che è così importante. Allora guarda, per rispettare le tue indicazioni toccherò soltanto 3 punti e non dedicherò più di un'ora per ogni punto, stai tranquillo. Allora, i 3 punti che nascono dall'esperienza, dalle riflessioni che ho fatto in questi giorni, rafforzate dalle cose che ho sentito questa sera, sono: primo, la riscoperta del valore della politica e della competenza. Cioè noi siamo usciti, o almeno dovremmo essere usciti, da una fase nella quale la politica era considerata un'attività non soltanto paracriminale, ma soprattutto dannosa ed inutile, e abbiamo riscoperto il fatto che senza la politica tutte le cose che ci hanno detto gli imprenditori, da Mario Boselli, che ringrazio finalmente di vedere il mio presidente, all'ultimo intervento ci hanno ricordato, quelle cose lì si possono fare, la tutela della piccola e media impresa, la tutela degli investimenti eccetera, si possono fare se c'è una politica che abbia un disegno, che abbia una visione, che abbia una lungimiranza. Ma politica significa anche costruire le condizioni per la politica, significa costruire il consenso, significa costruire un'opinione pubblica, significa rompere questi slogan degli ultimi anni che appunto diventano la politica non una risorsa ma un peso per una grande comunità come l'Italia. Questo spero che l'abbiamo capito. Abbiamo capito che le competenze, al di là delle risse tra i virologi, sono importanti, sono indispensabili, sono insostituibili, e che su questo si può costruire o ricostruire una comunità colpita così gravemente come è stata in questi mesi. Questo vale in particolare per Milano, perché credo che Milano si debba interrogare, e qui abbiamo avuto alcune testimonianze, sul ruolo che vuole giocare. Noi ci siamo lasciati quando abbiamo tirato giù la Clare, in questo clima da Belle Époque in cui Milano era il modello, un'espressione che non a caso il sindaco aveva cessato di usare, forse capendo che non avrebbe portato bene. E abbiamo scoperto che anche i modelli possono essere colpiti, anche i giganti possono essere colpiti. Allora, come ricostruire un modello Milano? Come ricostruire il ruolo e le vocazioni di Milano? Pensiamo per esempio a quello che succede nella Milano universitaria. Noi oggi a Milano abbiamo circa 100.000 abitanti in meno, che sono tutti gli studenti fuori sede. Questi qui torneranno a Milano, non lo sappiamo. Come potremo far tornare a Milano questa gente? Come potremo diffondere la fiducia in tante città italiane che conviene di nuovo e conviene sempre venire a studiare a Milano? E allora, piccola inciso sullo slogan al quale siamo sempre affezionati, amare Milano. Credo, Daniela, che dobbiamo fare lo sforzo non solo di amare Milano, ma di fare amare Milano. Perché ci siamo accorti purtroppo che non tutta l'Italia ama Milano, dobbiamo dircelo. Ci sono state delle aggressioni vergognose su come funziona la sanità lombarda, eccetera. Anziché la solidarietà, spesso abbiamo avuto l'invidia che diventava attacco. Allora, questa cosa qui non la possiamo trascurare. Come possiamo ricostruire un rapporto virtuoso al di là di quello che dice qualche ministro dalle parole facili che Milano deve restituire di più? Come possiamo ricostruire questo ruolo non soltanto con la grande Milano, ma con la grande Italia di Milano? Credo che questa sia una riflessione importante. La seconda parola che volevo collegare a questa è la cultura, perché queste cose si fanno se c'è una cultura dietro. E la politica, per la politica, la cultura è la cultura alla quale crediamo noi, la cultura riformista. Ma non c'è solo quello, perché non a caso, e ti ringrazio Daniela, tu all'inizio hai messo insieme queste due cose, la politica e l'arte, e la cultura. Perché? Perché se non c'è uno spirito di appartenenza che nasce non soltanto nelle manifestazioni politiche, ma nasce nei teatri, nasce nel cinema, nasce nei musei, nasce nelle mostre, nasce nelle presentazioni dei libri. Se non c'è questa roba, una comunità non si forma, non si rafforza, non si difende. Quindi questo tema della cultura è secondo me un tema fondamentale sulla quale riflettere, perché diventi sempre meno l'Italia e sempre più partecipata. Terzo aspetto e chiudo, il teatro. Beh, il teatro, di tutte le forme culturali che sono state attaccate gravissimamente dal Covid, è quella che è nelle condizioni peggiori, perché noi non sappiamo se, come e quando potremo tornare in una sala di teatro senza trovarci una sala con 40 persone sedute, cosa che ti fa venire una tristezza tale che tu spettatore non ci torni più in quella sala.
E quando potremo ricominciare, e quindi come potrà funzionare, come potrà essere il teatro nel prossimo futuro? E quindi quel teatro che tu conosci bene, il teatro greco, che è andato avanti per 2000 anni, boh, siamo arrivati alla fine di quella cosa lì, non lo sappiamo. Non lo sappiamo noi, non lo sappiamo il Piccolo, non lo sa Milano, non lo sa l'Italia, non lo sa tutto il mondo. Perché? Perché dobbiamo riacquistare quella dimensione della fisicità, dell'appartenenza, per cui le esperienze si condividono non solo sui computer, ma di persona e con presenza, che è un elemento fondamentale anche per tornare al punto di prima, perché è soltanto dall'essere insieme che si discute, ci si incontra, si perde tempo, si litiga, ci si innamora magari ogni tanto o ci si separa, ma comunque scorre la vita. Ecco, quella roba lì dobbiamo riprenderla, perché se non c'è quello non ci sarà politica, non ci sarà riforma, non ci sarà niente. Quindi Daniela, tutto il mio appoggio per questo, e facendo della Grande Milano, ripeto, uno strumento per riaffermare il ruolo di Milano e la vocazione di Milano per tutta l'Italia e per tutta l'Europa. Grazie.